Amici del Cabeça, ciao a tutti, come state? Spero bene. Allora, sì, io vorrei fare un discorso, cerco di farlo coinciso. Spero che tutti condividiate il mio pensiero e spero che arrivi qualcuno che capisca cosa sta succedendo e agisca di conseguenza. Cosa voglio dire? Voglio dire che i grandi gruppi finanziari, per mezzo della signora Lagarde, quella gran puttana francese presidente della BCE, che ieri con una sua dichiarazione del cazzo ha fatto crollare le borse del MIB italiano di 16 punti, ok? Le borse sono impazzite grazie alla sua dichiarazione, che è atta a danneggiarci. Quindi, mentre noi siamo in emergenza nazionale, in emergenza sanitaria ed economica nazionale, dove noi saremmo i primi ad aiutare gli altri stati, capito? Perché chi si è trovato nella merda ha sempre trovato nell'Italia un partner, un amico, un aiuto. Invece qua noi siamo letteralmente nella merda, e cosa fanno i grandi gruppi degli altri stati e i grandi gruppi finanziari? Ci attaccano alla gola. Vogliono, cosa fa questa qua? Questa fa una dichiarazione del cazzo, le nostre borse crollano e le nostre risorse maggiori vengono così acquistate dagli speculatori per 4 lire. Io spero che tanto da qua ne usciamo, perché è passato tutto, è passato Napoleone, passa anche questa. Io spero, anche se non ci credo, perché i nostri politici sono dei prezzolati bastardi venduti di merda, però vorrei tanto che ci fosse un politico importante, vedi tipo Presidente del Consiglio, che una volta che usciamo da questa pantomima, prendesse le aziende chiave del nostro sistema economico, che sono state acquistate dai grandi gruppi finanziari per 4 lire, e le nazionalizzasse. Così gli speculatori stranieri, soprattutto, e quando dico stranieri intendo dire francesi, perché sono quelli i pezzi di merda, così se la prendono nel culo. Sarebbe veramente ora che tirassimo fuori i coglioni, perché io francamente di sentirmi italiano preso per il culo mi sono veramente stancato. Confido nella vostra condivisione del mio pensiero, perché è veramente ora di darci un taglio e farci prendere per il culo. Ciao a tutti. Forza Italia!